Bene ragazzi, sono Peach e ben ritrovati in questo nuovissimo video. Raga, allora, oggi, finalmente me l'avete chiesto in 25 milioni, oggi farò il video dove vi farò vedere la mia postazione aggiornata. Ho veramente un sacco di robe nuovissime, bellissime, incredibili. Quindi raga, come sempre vi ricordo di lasciare un bel pollicione su iscrivervi al canale, lasciare un commento e io direi di iniziare. Adesso devo stoppare. Paraneno. Vai, vai, la. Papapero. Rapapam. Raga, probabilmente adesso non si vedrà niente, quindi devo prendere la torcia del cellulofano e adesso vi farò vedere la mia postazione. Ok raga, allora qui ci sono sempre le solite scale. Si parte e si sale, ok. Questa è la vecchia scrivania. Madonna, stavo volando in terra. Qui c'è un po' di casino, vabbè. Qua c'è la scrivania vecchia che c'era sotto questa, che voi non so se l'avete mai vista, però vabbè. Qui, raga, nuovo upgrades. Ho messo una tenda per entrare, che devo ancora mettere a posto bene perché è un po' sminchiata, però vabbè. E adesso vi farò vedere la mia postazione. Ok, raga, quindi 3, 2, 1. Ecco qui la mia postazione. Suffocating, I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Ecco qui raga la mia postazione bellissima. Sì raga, allora ho fatto un sacco, ma un sacco di upgrade. Infatti ragazzuoli, ho preso scrivania nuova, e mouse nuovo, e poi faretti nuovi. Poi la cosa più estetica che ho preso sono stati i pannelli fonoassorbenti. Quindi raga, allora partiamo dalle periferiche. Una semplice tastiera della Thrust che mi va bene, essendo che non sono un pro gamer. Essendo raga che ho rotto il mio mouse, sì, a giocando a Fortnite, e Lore... Tu sai di cosa sto parlando. Era scontato il Logitech G502, quindi l'ho preso, tanto costava 44, solo, insomma, solo, non proprio, però costava molto poco in confronto al prezzo pieno che ha. Per i Fortnite Kid, il mouse di Ninja, pad tarocco dell'Xbox che va benissimo per giocare tipo a Rocket, o cazzo gioco da mouse da pad, a sti Human Fall Flat, Avocado, GTA, e niente, però come avete visto prima, qui c'ho un bellissimo volante. Il problema è che è della Play questo volante, quindi non ce ne faccio nulla di questo volante. Cioè, ogni tanto gioco alla Play, credi? Però non è collegato neanche l'HDMI, quindi non ha senso. E poi, allora, ma è monitor ne ho. Principale 144Hz dell'Acer, molto spesso, però. E trovate qui in alto a destra, o di qua, non so, non mi ricordo, il video appunto dove ho unboxato quel monitor, quindi se volete andarlo a vedere, andate, non andate, basta, andate. E poi come secondo monitor, questo qui, che era il mio principale, 60Hz. Ah, comunque questo qua dell'Acer è 144Hz. Poi un upgrade che ho fatto è appunto i faretti, che fanno veramente un sacco di luce. Ah. Ovviamente ne ho due, uno qui e l'altro che è qui. Poi nella mia possessione, ah beh sì, ho il tappetino luminoso, grossissimo. Ha iniziato a far cagare veramente raga, perché guardate, luce bella. Che luce è questa? Fa schifo. Poi ho il mio microfono che ho da... tanto, chi è questo, che è il Neuer NV800, che fra poco cambierò. Allora ti copierò il microfono. Da questa parte ho appunto tutta la mia postazione, poi qua si divide praticamente e troviamo un angolo dove appoggiare le cose a caso. Quindi qui ho il mio bellissimo telefono rotto, sì raga l'ho rotto, porca tu. Qua i giochi della PlayStation, poi qua ho la PlayStation, qua ho il pad della... ah già, le cuffie. Cazzo, sono capite. Vabbè, qui ho le cuffie.
bellissime, tarchissime, cioè no, della Bexelent, non so Marco di che marca, pagate 20 euro su Amazon. Qui ho l'action cam con cui avevo appunto registrato il video, il primo video della postazione, no, il secondo video della postazione, che mi è caduta 25.000 volte, raga, guardate, si è aperta praticamente. Poi qui abbiamo i miei fantastici Funko Pop, uno di Overwatch, di Ana, poi questo qui di Fortnite, Love Ranger, questo qui Cyborg di Dinosaur Go e Spyro, cioè Ripto di Spyro. Ah, poi raga, upgrade bellissimo che ho fatto, li vedete i LED lì dietro? Guarda che belli che sono, sono cambiare colore, guarda, verde, blu ancora, bianco che praticamente è colorato di blu perché con a contatto con i pannelli fonoassorbenti blu diventano blu. Poi boh, viola bellissimo, poi c'ho il viola, poi c'ho l'arancio, c'ho il giallo che praticamente è praticamente verde, poi c'ho il rosso bello e poi io vabbè ho varie cose tipo questo. E poi raga, qui ho i miei disegni bellissimi, bellissimi. Sì, raga, qui era ancora un Fortnite Kid, vabbè. O comunque, Fortnite, i disegni sono belli, quindi li ho fatti. Poi qua, raga, upgrade che ho fatto. Praticamente ho staccato tutte le copertine dei giochi, sia dalla Play 2 che dalla Play 3 che dalla Play 4. E praticamente li ho attaccati qua. Quello, a parte quello che era il poster di Xenoverse 2. E come vedete ci sono tutti i poster della Wii, della Play 2, della Play 3. Poi, raga, qui ho il mio fantastico green screen, che appunto... è un green screen. Questa vabbè è la mia sedia bellissima, che è tarocchissima perché non è neanche della Trust. E niente, questo è il mio cappellino bellissimo, leggendario, incredibile, super mega galatticoso. Io ho il mio super cestino muccoso. E poi il pezzo forte, cioè pezzo forte è un computer di merda. Abbiamo il mio fantastico computers che fa cagare, perché raga vi spiego, io ho preso una bellissima inculata in poche parole, perché io, signor PC Gamers, mi sono affidato a una persona che appunto mi ha aiutato, che però a sua volta si è affidata a un'altra persona, essendo che io non me ne intendevo e tuttora non me ne intendo, adesso comunque so un po', mi ha dato dei pezzi da comprare. Io ho speso, ho speso dei soldi, tanti soldi, perché questi pezzi non valgono, proprio pochissimo valgono quello che ho speso, che praticamente mi ha dato questi pezzi qua, li ho pagati esattamente 1050 euro e con gli stessi soldi mi potevo prendere i pezzi 20 volte migliori, ok? Adesso se siete curiosi vi faccio vedere i pezzi di merda che ho. Allora, iniziamo con la scheda video, una 1050 Ti. Poi ho una Gigabyte, raga non so se riuscite a vedere, porca trota, stavo cadendo. Una Gigabyte Z3 70PD3. Poi c'ho il VS550 della Corsair, che non è male, forse è l'unico pezzo decente che c'è. Poi, raga, questo qua è il pezzo proprio forte, il pezzo forte, raga, Licori 38100, la merda delle merde, giuro. Poi ho una SSD, non mi ricordo cosa, e poi ho 16 GB di RAM, un PC. Adesso sto risparmiando appunto per farmelo nuovo e comprarmi pezzi molto più belli. Sono già sui 450 euro, quindi inizierò a prendermi scheda madre e appunto Core i7 e inizierò a upgradearlo. Poi prenderò una 1070 o una scheda video bella, decente almeno. E niente raga, questo è tutto dalla mia postazione bellissima, nuova, spaccosa. È tutto e niente, spero che questo video vi sia piaciuto. Come sempre vi ricordo di lasciare un bel pollicione su, di iscrivervi al canale, lasciare un commento. E niente raga, noi ci vediamo nel prossimo video. Bella roccia.